È notte. Rumore di passi. Un uomo si aggira per i vicoli del paese. Da una finestra dei primi piani filtra la sigla di chiusura di un notiziario TV. Il resto è per lo più silenzio, misto al lamento di un gatto in amore. È notte e ci sono sogni che neppure la luce del giorno riuscirà a strappare via. Sogni resistenti come catrame, sogni indelebili come il destino sul palmo della mano. L'uomo non è andata né ritorno, ma ha qualcosa sotto il braccio, avvolto nella carta di giornale. L'uomo sa anche che il colore di quei muri, di quegli archi che tengono a braccetto le case, gli sono appartenuti un tempo, come i panni stesi da una finestra all'altra, agitati dal vento, unici fantasmi corsi a salutarlo. È una notte di saliscendi e di scale che l'uomo percorre avanti e indietro, senza invecchiare. Quel sogno che tiene sotto al braccio si è fatto pesante. Per un attimo è tentato dalla voglia di mollarlo in qualche angolo, oppure di suonare a una porta, di consegnarlo a qualcuno, così, senza una spiegazione, un prezzo, magari in cambio di due bicchieri di vino. Poi ci ripensa, perché sa che quella cosa avvolta nella carta di giornale in fondo è come un arto, un'escrescenza di carne e tela. È la finestra da cui poter sempre fuggire. È la sua croce. C'è un uomo, a zonzo nella notte, che sa di mare. Se qualcuno lo vedesse, forse lo eviterebbe. O forse gli si farebbe incontro. Neppure tanto sorpreso, a parlare di salute, del tempo, vizi quotidiani per chi esce col mestiere sotto al braccio, per chi probabilmente non se n'è mai andato. Una tavola apparecchiata non accadeva da molto tempo. Sembra che mi aspettasse, come un cane fedele, una madre insonne, una banchina d'attracco. La sete da placare è come i debiti da saldare, non hanno mai fine. Io ho conosciuto Didier nei primi momenti che lui è venuto a Lerici, perché io allora ero un vigile urbano e lui veniva a dipingere la radice del molo, si metteva ordinariamente qua giù vicino verso Piazza Garibaldi e gli piaceva dipingere sempre il molo, le case che vi erano, la palazzata. Usava molto i colori ocra e usava molto la spatola, era una tecnica di pittura che a me piaceva, io non ho mai fatto arte, mai dipinto. Però mi piaceva e quindi mi ci fermavo piuttosto anche per diversi minuti, anche per dei quarti d'ora.
era, poi vabbè, le discussioni ad esempio con Martin, lui usava di più l'ocra, Martin usava più invece gli azzurri, e allora li sfrugolavi per fargli dire qual era il colore da usarsi, com'era l'impasto, se conveniva impastare in tavolozzo, conveniva impastare direttamente sul quadro mettendo lì i colori dal tubetto e poi con un pennello rigido stenderli. Insomma, si parlava di queste cose soprattutto. Ecco, in quel momento lì lui era particolarmente vivace, aveva anche una buona verve, era anche... è stato dopo che lui si è isolato, è stato successivamente. Lui ricordava molto spesso Parigi e ricordava di Parigi i colori degli intonaci, ricordava l'ambiente, il tempo, ricordava questa bruma, ricordava queste figure non nitide, non, perché il clima, l'ambiente le opacizzava, mentre invece quando è arrivato sul mare, i colori del mare, i colori della palazzata di Lerici, di San Terenzo, i colori vivi delle facciate che variavano dal rosso all'ocra, questo lo entusiasmava. Ugualmente lo entusiasmava anche il mare, anche se lui non dipingeva un mare verde, non aveva questo. Però gli piaceva molto dipingere, i colori lo rinnovavano, la scarpata del castello, quei verdi, lui li faceva molto cupi, molto, però erano colori che a lui gli uscivano dal pennello, ecco, gli uscivano proprio così, erano istintivi. Non ricordo il suo nome, solo il suo numero. Ce l'ho impresso addosso come un'ombra, un tatuaggio, come il mal di fegato. Era bella, ah, se era bella, e importante. Comprava i miei quadri per conto del marito, ma non si accontentava solo dei quadri. Diceva che il mio corpo valeva di più. Diceva anche che avrebbe mollato tutto, che saremmo andati a vivere a Capoverde, mi avrebbe fatto vendere quadri a Barcellona, a New York, a Città del Messico, che conosceva le persone giuste. Poi scomparve. La cercai in lungo e in largo, provai a telefonare a tutte le ore, di tutti i giorni, da tutte le cabine telefoniche che incontravo. Poi venni a sapere che il marito ambasciatore se l'era portata via, tornata in fretta e furia nella sua terra natale, con la sua fame d'amore e una serie di quadri ancora da pagare. Nel 1963 ho aperto questo bar che è denominato Corona, nel senso che ho dato il mio cognome, e i primi anni erano ancora per lì, c'erano ancora momenti non troppo turistici. Pianino pianino poi è venuto il 65, il 66, il 68, che si è sviluppato molto come turismo, sia di stranieri, anche perché in quel periodo lì c'era ancora l'ostello della gioventù su al castello, per cui avevamo un sacco di stranieri. E poi un giorno, che non ricordo bene la data, ma insomma, penso che sia verso il 69-70, è arrivato questo pittore di nome Didier, è entrato nel mio bar, io pensavo che fosse uno dell'ostello, mentre invece mi diceva che veniva da Parigi. E abbiamo legato anche subito, nel senso che parlavo leggermente un po' di inglese, che venivo da un'esperienza londinese, e ci siamo diventati amici e clienti. Ed ha cominciato a pitturare fuori di lì e tutti, mi faceva da deposito, perché lui la camera dove dormiva era molto piccola, allora io le facevo anche da deposito.
mi ricordo che aveva trovato questa casa a San Terenzo, che era un appartamento idoneo per la famiglia, però non ha mai cessato di venire al Corona e pitturare davanti al mio locale, dove lì vendeva quadri, piaceva, ha fatto un successone, che poi successivamente a lui sono arrivati altri 4-5 pittori che anche loro, mi ricordo che era proprio, mi sembrava di essere a Montmartre, dicevo: ma guarda che meraviglia da quest'angolo, così, che con tutti questi pittori che sono venuti all'Erici e via. È durata, purtroppo è durata anche poco questa avventura, perché quando lui poi è morto, successivamente pianino pianino se ne sono andati via anche gli altri. E poi ricordo ancora, non so se lo posso dire, di una signora che è venuta, ha visto un suo quadro, perché piacevano questi quadri, e a quei tempi c'era un po' ancora la mania di comprare, di investire denaro sulla pittura, e lui aveva sbagliato un quadro, e questo quadro sbagliato poi non è più piaciuto, l'ha tutto pitturato in giro, insomma l'ha ubriacato di colori per vedere, ma l'ha lasciato in deposito a me. Entra una signora, lo guarda e dice: ma di chi è questo quadro? Dico: di quel pittore, quel signore che è un tedesco che pittura lì fuori. E lui stava pitturando fuori. E lei lo guarda, lo riguarda e dice: è bello, mi piace proprio. Dice: vedrò se me lo vende. E io sono andato da lui e gli ho detto: scusa, vieni dentro e portati il pennello, firmamolo, perché abbiamo trovato da vendere un quadro. Difatti lui mi guardava e diceva: ma come vendiamo un quadro? Vendiamo un quadro proprio fatto così, per dirgli la popolarità che aveva preso sull'Erici questo Didier, no? Il che si è messo lì, ma mi guardava, l'ha portato fuori, l'ha messo sul cavalletto, ci ha fatto la firma, e questa signora a quei tempi, mi ricordo, non so se ci aveva dato 40.000 lire, qualcosa del genere. Sì, poi avevamo creato questa amicizia di cliente amico, e quando faceva le sue feste, che riuniva clienti e amici, abbiamo fatto parecchie feste su questa terrazza meravigliosa che aveva preso su, proprio in questo palazzo in via Pontremoli, che c'era un attico stupendo con una bellissima terrazza, e facevamo delle serate stupende. La signora era molto brava a far da mangiare, non all'italiana naturalmente, però abbastanza bene alla tedesca. L'arredamento della casa era molto artistico, diciamo, non aveva mobili di nessun mobilificio, ma aveva creato il letto sotto al materasso con dei pancali che trovava in giro dai muratori e via. E per fare dei sedili per sedersi c'erano delle cassette di mela, quelle dove contengono normalmente i fruttivendoli, l'aveva pitturati verdi, celesti e così, con dei cuscini sopra, e lì era tutto il suo arredamento della casa. Via. Ma non ha mai avuto mobili da mobiliere, anche perché mi diceva: se compro i mobili poi non ho più i soldi da... Dice: però così è una casa da artisti, una casa provvisoria, e lui era contento, ed era anche, direi, molto bella, molto tenuta allegra, sì. Comunque è stato un periodo bellissimo, direi, che ci rivorrebbe all'Erici e a San Terenzo, perché merita di avere un secondo Montmartre, diciamo, lungomare, invece di essere sulla collina. Ah, quella casa in Rue Bonnard. Ci tagliarono la luce. Io e il mio amico Martin eravamo rimasti con una manciata di franchi. La sera riempivamo la stanza di candele accese. Le rubavamo in chiesa, non prima di aver chiesto l'autorizzazione a San Matilde, regina di Germania. Io facevo finta di pregare, mentre Martin se ne lasciava scivolare un buon numero nelle tasche profonde dell'impermeabile. Una volta, però, presi dal rimorso, lasciammo nella chiesa deserta due quadri ai piedi dell'altare.
Il primo incontro, io mi trovavo a Spezia e sono entrato in un bar per cambiare dei soldi e ho trovato questo giovane che aveva due quadri da vendere e naturalmente mi sono subito interessato alla cosa. E l'unico guaio era che non avevo soldi dietro, perciò gli ho detto guarda, io te li compro se vieni a Lerici perché qui soldi non ne ho. Infatti è venuto a Lerici e poi a Lerici si è stabilito in modo definitivo, non tanto definitivo, in un primo tempo aveva trovato casa a Lerici, però poi siccome c'era scarsità di alloggi in quanto dovevano affittare durante l'estate e allora ci siamo trasferiti a Sante Renzo, ha trovato poi casa a Sante Renzo insomma. E abbiamo continuato poi, lui mi dava i quadri, io li vendevo, insomma c'era un po' questa sorta di collaborazione che è durata svariati anni. Prima di arrivare a Lerici era stato per un certo periodo a Parigi, tant'è che il suo nome da ditta, come si pronunciava in tedesco, è diventato Didier. E la sua pittura richiama molto Bernard Buffet, con questo disegno nitido che si intravede nei suoi quadri. È stata per me veramente una cosa interessante trovare un pittore di questo tipo. C'era un altro pittore tedesco, Martin Kinziger, che era già a Lerici, poi sono diventati amici, un po' si frequentavano, avevano una sorta di odio-amore. C'era un ambiente molto vivace in quel periodo, gli anni 70 sono stati gli anni migliori sotto questo profilo. Sì, Bernard Buffet l'ho citato a proposito della scuola francese di quel periodo. E quindi essendo stato in Francia d'Estri per molto tempo, per molti anni, indubbiamente ha risentito anche lui di questa scuola. Ora, mentre d'Estri era più vicino a Modigliani come idea, e Didier invece era spiccatamente più vicino a Bernard Buffet, e per il tratto del segno e anche per l'atmosfera, non bisogna dimenticare che essendo tedesco, nei suoi quadri c'è un'atmosfera piuttosto nordica, non è un'atmosfera mediterranea come si può trovare nei quadri di Lerici e di altri pittori. I suoi paesaggi, forse lui si rendeva conto che erano un po' cupi, quindi li ravvivava con un cielo molto, molto giallo, insomma, usava molto i gialli per il cielo. E ricordo che si lamentava che c'era il solito gruppetto di lericini che si avvicinava e gli faceva notare che il cielo a Lerici era azzurro. E quindi l'hanno un po' condizionato a fare, infatti ci sono quadri di Lerici con il cielo azzurro, ma lui evidentemente sentiva più i quadri che creava con questa atmosfera, con cielo giallo. Insomma. È stata una bella esperienza, anche perché era un pittore che a Lerici si è trovato subito particolarmente bene, e poi quando è venuto a abitare a Sante Renzo ancora meglio, insomma, perché era più raccolto, anche se continuava a spedire poi i quadri al suo solito agente gallerista tedesco. Ricordo che spediva i rotoli di tele senza telaio, proprio li spediva in Germania, e ogni tanto faceva anche per noi dei quadri ambientati ancora nella Parigi di quell'epoca, insomma. Per me era un ottimo disegnatore, infatti gli chiedevo sempre di farmi un disegno, lui non me lo faceva mai, finché un giorno l'ho preso alle strette e gli ho detto, d'accordo, con tutti i soldi che ti do, fammi un disegno. Allora mi ha confidato che purtroppo quando lui fa un disegno, poi mette un po' di colore, praticamente vende il dipinto. Al che gli ho detto, beh, ti pago il dipinto, quando hai fatto il disegno ti fermi e io ti pago il dipinto.